La Confederazione degli Artigiani illustra alcune proposte per modificare il piano del commercio nella capitale, che ha visto una vera e propria emorragia dell'occupazione con una serie di chiusure dovute soprattutto alle difficoltà economiche. E per la prima volta Roma registra un saldo negativo fra l'inizio e la fine delle attività commerciali. Il piano del commercio prevede una realizzazione molto massiccia di nuovi centri commerciali. La nostra azione di sensibilizzazione verso le criticità di questo piano mira proprio a far rilevare che questa pianificazione, che viene dal passato, da un momento in cui Roma ha toccato delle punte di massimo sviluppo economico, in questo momento non è attuabile. Quindi bisogna assolutamente rivedere il piano nel contesto attuale di economia disponibile. Ormai non abbiamo più mercato, quindi tutte queste grandi cubature e realizzazioni commerciali non hanno più motivo di essere. Ecco, la crisi ha costretto molti esercizi commerciali a chiudere. Questa emorragia come può essere frenata? L'unico modo per frenare questa emorragia è sicuramente rivitalizzare e dare attenzione a tutto il commercio di vicinato preesistente, quindi riqualificare i quartieri riqualificando le vie commerciali, e riqualificazione vuol dire però anche attenzione a non andare ad offendere le capacità di transazioni economiche che questi quartieri hanno, perché se a ridosso dei quartieri si vanno poi, ecco perché noi diciamo questo piano in quest'ottica di desertificazione in atto delle attività principali e delle attività che nelle vie più importanti di Roma oggi iniziano a chiudere, deve farci ripensare ad una giusta collocazione. Quindi attenzione a tutto il commercio preesistente, a tutti i negozi inseriti in una urbanizzazione già consolidata, quindi in una regolamentazione dei servizi essenziali di questa città. Per cui per voi la soluzione non è l'allargamento degli spazi dei grandi centri commerciali a Roma? No, assolutamente. Per noi in questa fase di contrazione economica noi chiediamo che sia proposta una moratoria che deve servire a ridisegnare come sarà la nostra città fra 4-5 anni, quando speriamo tutti di aver superato questa grossa contrazione di consumi. In questo momento non c'è mercato. La nostra difesa e la nostra voglia di presentare queste criticità parte proprio dal fatto che noi non siamo qui solamente a tutelare le nostre singole aziende, ma stiamo tutelando tutti i lavoratori che stanno già lavorando nei centri commerciali, perché anche nei centri commerciali già in essere è in atto una grossa crisi di occupazione, una turnazione delle attività, quindi questo mercato inizia a traballare un po' da tutte le parti.